Buon pomeriggio dalla redazione del Cittadino, facciamo il punto a metà giornata e partiamo dalle scuole perché oggi si è tenuto un incontro tra i dirigenti didattici lodigiani e è emersa una prima bozza di quel che sarà la ripresa delle scuole a settembre, tra le altre cose sul piatto il tempo pieno e i ponti legati alle festività. In entrambi i casi sarebbero a rischio perché bisogna recuperare spazi e bisogna recuperare ore per cercare di non riempire ovviamente le strutture come avveniva invece in passato. Ovviamente è tutto assolutamente in fase di definizione. Domani sul Cittadino vediamo però le prime ipotesi sul tappeto e obiettivamente la situazione non è semplice. Nei prossimi giorni cercheremo anche di capire come i comuni del territorio si stanno muovendo, a partire dal comune di Lodi che ha da gestire un numero importante di alunni e un numero importante di strutture, alcune delle quali vecchie e già stracolme. Per quanto riguarda sempre Lodi e sempre sul cittadino di domani, vi raccontiamo cosa sta succedendo in pronto soccorso al maggiore. I lavori per la realizzazione del pronto soccorso pulito, quindi quello slegato dall'emergenza Covid, sono ancora in corso e l'attesa si fa all'esterno su delle sedie. Abbiamo anche delle foto che testimoniano la situazione. Domani vi raccontiamo appunto cosa sta accadendo. E sempre su Lodi 3 milioni e mezzo per l'ultimo pezzo di argine per difendere la città dalle piene dell'Adda. Il progetto esecutivo è stato affidato e l'ente che se ne occupa è l'ex magistrato per il Po, quindi per capirci l'AIPO. Siamo andati infine a vedere all'Isola Carolina qual è la situazione. Il progetto di riqualificazione ancora non è stato avviato, nel frattempo però l'Isola Carolina è di fatto stata dimenticata. Abbiamo delle belle foto che purtroppo testimoniano la situazione di degrado. Spostiamoci a Codogno, il viaggio nelle edicole ci porta in via Pascoli, una delle edicole assolutamente più frequentate del territorio. Vedremo come è rinata dopo il Covid. A Sant'Angelo siamo stati dai commercianti, soprattutto dai baristi, per cercare di capire come stanno riprendendo. Sappiamo che Sant'Angelo è una piazza tradizionalmente molto vivace dal punto di vista commerciale, con anche qualche curiosità. Chi espone i tavolini sugli stalli, quindi sulle strisce blu, dovrà pagare. Vedremo un po' cosa sta succedendo. Infine, Melegnano, parleremo anche qui di scuole con l'ipotesi di spacchettamenti e interventi per cercare appunto di portare altrove pezzi di aule. Infine chiudiamo con Vizzolo perché nella notte c'è stato un incendio in comune, ne abbiamo già dato notizie sul sito, stiamo cercando di capire con precisione le cause e se sono stati individuati eventualmente i responsabili.